l'occasionalità. Aiutare la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative ad alto contenuto tecnologico è l'obiettivo del programma varato da Invitalia, che destina complessivamente alle nuove imprese fondi statali per 220 milioni di euro. Siamo andati a vedere come lavora una delle aziende del Sud che ha ottenuto i finanziamenti dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa. L'inviato Giampiero Scarpati. Hanno unito la loro passione per i manga giapponesi e quella per i videogiochi. L'idea di questi ragazzi poco più che trentenni nasce tra i banchi dell'università. Creare una start-up, e cioè un'impresa altamente innovativa, come se Salerno fosse la Silicon Valley. In pratica che cosa fate? Noi possiamo dare due risposte. Una è quella: sviluppiamo e pubblichiamo videogiochi. La spiegazione forse affascinante è quella proprio di la creazione da zero di nuovi mondi. L'idea vincente è quella di trasformare il gioco in un'app per telefonini. Il successo è immediato. Il loro primo videogioco viene scaricato da 700.000 utenti in tutto il mondo. In questo caso è una partita a scacchi? Eh sì, è qualcosa che si avvicina molto alla partita a scacchi, però come potete vedere con dei personaggi sicuramente molto divertenti, ma soprattutto animati e con delle caratteristiche proprie. Noi del settore art ci dedichiamo alla creazione di tutto quello che è l'ambiente, non solo i personaggi, le ambientazioni, il carattere anche di questi personaggi. Sono stati in America, ma poi sono tornati a Salerno perché il loro sogno era quello di creare a casa loro un'azienda globale. Nel frattempo hanno trovato un investitore privato, ma a sostenerli è arrivato anche lo Stato, con i prestiti a tasso zero del bando Smart and Start di Invitalia. Nell'ultimo anno i posti di lavoro sono raddoppiati, passando da 5 a 10, ma l'intenzione, ci dicono, è quella di non fermarsi qui. È tutto per oggi, ti giuro.